adesso resetto il punteggio dei puzzle e proviamo a fare dei puzzle. Dai, proviamo, No, proviamo. no, no, Roma, Ah, no. Mi sento proviamo. tipo una scimmia in gabbia le persone che la vedono. Non mi Ma che te piace. frega? Un puzzle. No, no, È un no. puzzle No, facile. Allora, io guardo qui. fai un puzzle, facciamo un puzzle insieme, ci pensi. Allora, mossa al nero. Devi trovare Ok. una mossa No, mi buona. fai fare una figura di Beh, dai! merda in diretta. Ma Abbi fede, abbi sei uno stronzo. fede, che quando una Ma ragazza ha quale maledetto, l'intelletto, abbi scusa. fede. No, no, sto stronzo come guarda in macchina. No, dai, Scusa. Ah, no. No. guarda bene. Allora, devo fare... Ok, raccontamelo Allora, adesso tocca... Il bianco ha fatto questa mossa, donna F4. di nuovo. Ok. Ok? Quindi adesso bisogna trovare una mossa per il nero, la mossa migliore. È un esercizio di tattica Ok. facile, questo livello basic. Quindi sarà una mossa abbastanza evidente. Tipo me... Mangiare con la? Dove? Non c'è... Non c'è... No, è il pedone. Quale? È quello vicino... Scusa. H3? Questo? No. Bravo! Hai visto che era facile? Sì, però no. Ora Sono fatti queste tutti cose così, son, strane. giuro, sono tutti così gli esercizi. Questo Vai, ok. Ok. è già più difficile. Tu sei nero sempre, perché vedi, c'hai l'8 sotto. Ok. Attenzione, stiamo risolvendo esercizi di tattica con video. Questo è già per YouTube. Questo è già un video. Sono un pezzo di Ma scusa, merda. ti ho già coinvolto in questo progetto Allora, ormai. vabbè, questo non ha... Questo no, questo no. Questo no, quindi sarà qualcosa di qua. Brava. Ok, Vita sta E... indicando l'ala di re per chi non. Scusate, l'ala di. Dico bene di Sì, re. tra l'altro cioè, mi vedete proprio... No, scusate. Vabbè, muovere il pedone no, sarà il re che si muove, quindi... Non lo so, vabbè, lo accompagni per mandarlo a promozione, non lo Bravissima. Re H3. E mo? so. Come, ma non finiva così, Cioè, non cioè, le finiva si così. battono le mani! Brava! Grande maestro, no? Cioè, non funziona così. Scusami. Avanzi di pedone questo, no? Sì. Gli altri sono bloccati. Va bene. Ok. Vabbè, lo mangio e porti a promozione l'altro. Ovvi motivi? Vabbè. Brava, semplice, vedi? Eh? Ok. Sei più forte di 813 punti. Questo è un esercizio da Vabbè, 561 però mi devi punti. battere le mani perché sennò non capisco. re, pezzo più forte degli scacchi. Esatto, perché nel finale, quando cambi le donne, eccetera, il re diventa un pezzo forte, no? Perché porta, aiuta i pedoni ad andare a donna, tutto Allora, c'è cioè questa legge l'ho scritta, ora devo come dire queste Sì. Esatto. cose. Allora, quando Romualdo spiega qualcosa a qualcuno, questo qualcuno lo capisce. Quando Romualdo spiega qualcosa a me, non lo capisco, ma non sono io il problema è Romualdo. Sempre io. Cioè, no, ma è vero. Sul 4 ci va Zanicchi, no. Vai, No, ma è vero un altro comunque. che sta andando benissimo, Vita. Allora, mossa il bianco? Beh, Sì, sì, perché siamo da questa parte. ha appena giocato Torre 7, no? Torre Ok. D7, scusami. Ok, porto la torre in 8? Oh, ma sei bravissima, scusa, non pensavo. Cioè, non che non avessi fiducia, Mangio però. di donna e poi matto... Vabbè, con la donna. Oh, Dove? ok, beh, è lì perché sì, c'è la diagonale qui in F8, sì. Ah, sei bravissima! Il Scusa. pensiero... No, scusate, però No, c'è... nel No, senso. voglio dire... Non che non. Cioè, non è che dice che le fai attivamente Oh, esercizi di Giovanni. tattica. Sabino! Sabino! Sabino Skype. Vai, facciamo così. Vita, sei Vita, sei troppo troppo... bra. Dai! Ah, Visto? vedi? Ah, se Sabino mi spiegasse le cose, le capirei. Perché Sabino! Ah, eccolo, non vedevo. No, è l'altro... Pronto, Sabino? Che bello che Ragazzi, ciao. Effettivamente io non ho idea del perché abbia questa Skype accesa, aperta, quindi è. La sì, mi Skype limito a questo. accesa. Va Ci bene, piace Sabino in mezzo a noi così? dai. La Santissima Trinità. C'è un cuoricino! Giuseppe Maria, il Io bambino che Gesù. sono Gesù bambino? Il bambino Gesù riccio. Scusi, ma di com'è che questo è filo nostro? Mi immagino già con Sabina. Sabina riccia. Scusi, io sono liscio, tu sei liscia. Dove è uscito sto bambino? Ci stanno. Meravigliosa. Sabina. No, Roma, non mi fai ridere che piango, ti prego. Ok, faccio... No, non ha senso fare scacco con la torre. Ok. Non ha senso, quindi... Faccio scacco col cavallo. Dove? Con F6. Sì. Ok.
E no, devo metto la torre qui in H6. E Perché metti la torre in H6? perché se no non c'è cavallo? Ok, ma magari possiamo fare qualcosa di meglio, no? È un esercizio di tattica, devi trovare la mossa migliore. Cioè, difendere un Ok. pezzo è una cosa passiva, tu invece vuoi andare in vantaggio, quindi probabilmente dovrei fare qualcosa di un po' Vita, più guarda una attivo. cosa, nella posizione iniziale tu c'avevi cavallo e due pedoni e una torre contro due torri. Ah, lo vedo, so che sei lì. Ok? Stai lì, Sabino. Quindi, nel senso, un vantaggio sarebbe anche cambiare il cavallo per qualcosa, no? Dici mangiare la torre? Perché tu comunque vuoi andare in vantaggio, prima non eri in vantaggio, non nella Ah, ma dici posizione. no, comunque rimane con la torre. Ok, ci sta, sì, ok, quindi mangio la torre e mi mangio il cavallo. Basta. Ah, basta, è finito. Eh sì, perché Ok. poi sei Ah, due pedoni ok. sopra, Ah, capito? ok. Quando sono ste cose, ricordati sempre, contiamo i punti. Vedi Sei che due punti bello sopra in che è. questo Ma lo caso, senti quanto è vantaggio. carino? Ti ascolto, Sabino, dimmi. No, conta i punti, semplicemente. Sei due punti sopra, sei in vantaggio. Ok. Grazie, Sabino. Che merda. Vabbè, andiamo avanti. Ok. Mo si può stare, vagnò. Troppi cristiani. Sì, infatti questo è un po' più complicato, Ok. eh. Neanche io ho visto No, la ma soluzione cioè, ancora. ok, tu mi presenti questa storia, io ti guardo e dico, beh, bello, ma non so proprio come agiamo, Questo è un capito? esercizio un po' difficile, sfruttare i temi complicati. Allora, inizio facendoti capire questa cosa, notare, Ok. no? Tu, allora, il materiale, diciamo, fai. Vabbè, stiamo sotto di qualche pedone, ok? Quindi devi prendere un pezzo, perché sennò non ce la fai. Devi prendere un pezzo, quindi questa è la cosa di base. Poi qual è il problema? Il problema è che hai la torre che è inchiodata. Quindi tu la torre non la puoi mai spostare, va bene? Questa cosa è già di per sé un problema. Perché comunque il tuo avversario può giocare su questa cosa, no? È chiaro che tu puoi spostare il re, però non è una cosa che vince, non è un esercizio di tattica, no? Se tu devi spostare il re. Quindi probabilmente c'è una mossa migliore che ti permette poi di far partire una combinazione. Non so se è chiara l'idea. È più complicato questo da vedere. No, l'idea è chiara. È che sono io tipo explorer, è quello il problema. No, Avvicinati un po' perché sennò non ti si vede. non è vero, Vita, non è vero. È solamente che devi un po'. Cioè, qua ci sono due Cazzo di cuore. temi incrociati, Sì. quindi. Cioè, prima avevi un doppio di cavallo, prendi materiale. Qui hai due cose che si sovrappongono. Questa è la parte più difficile, che stai complicando il gioco. Ok. No, Ah, facciamo aspetta. così. Ok. Tu vuoi togliere questa inchiodatura, come fai? Pensaci. Cioè, diciamo, non hai molte cose che puoi fare, no? Anche se dici una mossa, io non la gioco, quindi tu puoi dire le mosse e le Vabbè, penso di valutiamo. dover spostare la regina in qualche modo. Ok, Occhio e tipo, croce. cosa vorresti? Anche perché la torre non la puoi spostare, il re abbiamo detto non fa niente che lo sposti. Quindi se tu vuoi fare questa cosa devi spostare da Ah, danno. dici che la sposto in F3. Ok, perché dici in F3? Perché se sposto la torre comunque c'è la regina. E Ok. comunque faccio scacco al re. Ok. E mo bisogna un attimo capire. Perché adesso questa cosa mi serve? Cosa abbiamo detto prima? Prima la torre era inchiodata, adesso è libera. Possiamo sfruttare il fatto che adesso la torre è libera? Vedi? Adesso la torre si può spostare, no? Perché c'è la donna dietro. Ok. Nota che le due regine sono sulla stessa diagonale. Ok. Ma dici di spostare la torre in E3? Non ha senso. Sposti la torre in E3, cosa succede? Cioè, che lui Dovrò ti può spostare la regina. cambiare O cambio le regina donne. o sì, o la sposta lì. Quindi, diciamo, non hai un vantaggio, no? Di solito questi esercizi sono abbastanza forzanti, cioè tu fai delle mosse che forzano. Tu pensa, qual è una cosa negli scacchi che obbliga l'avversario a fare delle cose? Quale può essere una mossa che obbliga l'avversario a fare delle cose? Beh, o mangiargli qualcosa, mettergli. Tipo, Cioè. mangiare va bene, esatto, un'idea. La Ok, più forza. forzante di tutte, qual è? Dare Dare scacco? Dare scacco, sì. scacco. Dare scacco è la cosa più forzante che c'hai. Perché il tuo avversario può soltanto fare tre cose, diciamo, generalmente, no? Sì, ma la. Ok. Ah, dici di mettere la regina in G4? No, aspetta. Metti la donna in G4, lui si sposta col re. C'è di nuovo l'inchiodatura. E capito? Non hai risolto il problema. Allora, tu vedila così. Ok, diciamo, stiamo cercando di vedere prima gli scacchi. Va bene? Quindi, scacco. In più, tieni conto che abbiamo le due donne sulla stessa diagonale. Allora, diciamo così, no? Se io tolgo questa torre e tocca al bianco, che succede? Cosa fa il bianco? La torre non c'è. Tocca al bianco in Ok, e questa beh, posizione. mangio la donna. Mangio la donna, ok. Ora,
Riusciamo da questa posizione a passare a quella che ti ho fatto vedere? Senza la torre? Ma dici di mangiare il pedone? Cioè quale? Quello in E5 non ha senso. Perché non ha senso? Io mangio il pedone, cosa fa il nero? Mi mangerà la torre. Ti mangio la torre, va bene. E adesso? Diventa davvero stupida, te lo giuro. No, no, no. Vabbè, No, immagina con il diagramma con il nero che ha mangiato la torre. Che succede? Mangio la donna. Sì, mangio la donna. Mangi la donna. È perché, cioè, siamo arrivati nella posizione che volevamo, no? Abbiamo detto, se tolgo la torre dalla scacchiera, tocca al Sì, bianco, ok. mangio la donna. Quindi Ok. io adesso, se io faccio questa, lui non può mangiarmi la donna, perché scacco. Sì. No, Ok? ci Quindi sono. ci sei? Sì. Perché Quindi cosa facciamo? non era questa. Sì. Non Era che volevo che la dicessi. era questa. No, ok, mangio il pedone 5. Ok. E mo? E mangio la donna. E mangio la donna. Ok, finisce l'esercizio. Però la migliore è re di 6, no? Re di 6, mangi, mangi, mandi la torre, sì. Certo, ma Esatto, questo è... cioè va contata pure questa, purtroppo. Sì. Vabbè, diciamo, questo è un esercizio da 800, quindi era previsto, secondo... Cioè, non pensavo neanche che saremmo arrivati in quella posizione. Probabilmente c'è lo stesso esercizio, difficoltà 1200 che invece ha re di 6. Vabbè, diciamo, c'era una mossa migliore che poteva fare il nero, no? No, Per... ma infatti non capisco questa sequenza di mosse, Allora, onestamente. vediamola tutta da capo. Se io faccio questo scacco, poi posso fare un attacco di scoperta, si chiama. Cioè, io sto mischiando due temi. Il primo Ok. tema è l'inchiodatura. La mia torre è Ok. inchiodata, ok? S noto questa cosa, schiodo la torre. Noto questa cosa. Sì, gu mi guardo intorno, Sabino che impazzisce. Sempre l'hai visto Boris? No. E poi... Ora che sono su questa linea posso fare quello che si chiama attacco di scoperta, cioè la torre adesso non sta attaccando la donna, la donna però è sulla stessa linea, sono sulla stessa linea, no? Quindi io tolgo il pezzo che sta in mezzo e scopro l'attacco, si chiama attacco di scoperta. Ok? Se qui ci fosse stato il re, avrei potuto fare uno scacco di scoperta qui al posto della Ok. donna. Scacco Ok. di scoperta. Invece così attacco di scoperta perché attacco la donna scoprendola. Cioè facendo, spostando il pezzo che sta davanti, ok? Ovviamente per poter attaccare la donna in modo che abbia senso, l'unica cosa che posso fare è fare una mossa forzante, cioè uno scacco. Nota che anche se il re se fosse andato tipo sulla colonna G, avrei potuto fare torre G, scacco. Avrei potuto fare la stessa cosa. Se No, scusa, no. tu metti il re qui, no? Sì. Il nero mette il re qui. Sì. Aspetta, Tu fai torre qui, attacchi, dai scacco. la donna stava là Sta con ancora qua, no, sta ancora, sta tutto in questa posizione, dico, no? Il nero ha fatto re qui, questa. Se invece fosse andato dall'altra parte, che poteva fare, avremmo semplicemente fatto torre scacco, torre sulla G, sulla colonna G Ok. scacco, torre G4. È la stessa Ok, cosa. Cioè, mi torno. anche se va qui il re, stessa cosa, noi facciamo sempre torre per E5. In base a dove va, noi diamo uno scacco di scoperta. Ah, facciamo così, facciamo l'ultimo, che anche questo ci ha tolto un po' di energie. No, ma no, ma per me, cioè io stavo bene anche così in realtà, cioè. Facciamo l'ultimo proprio, Facciamo vediamo. l'ultimo. Secondo me questo lo fai subito invece, sono fiducioso. Io no. Ok. Questo devo calcolarlo anch'io, cioè non è chiaro, non è evidente. Ah sì, vabbè. Alfiere 6. Alfiere 6, ok. Perché diamo uno scacco, dici? Abbiamo un'idea Ok, dopo? crocia. Vado dove mi porta il cuore. Ok. Vabbè, cavallo H3. Cavallo H3. H3! Grande vita! Cavallo Ci stava. H3. E mo? mo. Vabbè, quella torre la mangio? Eh sì, mangio la torre, finisce l'esercizio. Te l'avevo detto che lo facevi subito? Grande Io. vita. Comunque è Infected, pazzesco buonasera. che tipo. L'ultimo esercizio di tattica della serata finisce col cavallo H3, cioè Cavi proprio conclusivo. segno.